Perché è sempre mancata la cultura di campionare brani italiani classici che hanno fatto la storia? Non è vero, non okay, è vera questa cosa. Io per esempio avevo campionato nel 96, avevo campionato nel 90, poi è uscito nel 97 un pezzo di Raff, Cosa resterà, e ci ho fatto un singolo che poi è anche andato molto bene, è andato in radio ai tempi. Ma nello stesso periodo gli Articolo 31 hanno fatto tanto questa cosa, l'hanno fatta poi Gemelli Diversi, in molti abbiamo campionato senza poi dichiararlo, da Lucio Dalla, Pino Daniele, magari anche sui mixtape, senza necessariamente fare uscire le robe in modo ufficiale. Sì, l'ho sempre visti come esempi isolati. Allora... No, okay. Noi comunque abbiamo sempre lavorato anche con la musica italiana che ascoltavamo, ci piaceva, io ho preso tanti riferimenti, ho citato un sacco di pezzi italiani nei miei testi, da Litfiba a Enrico Ruggeri, a Lucio Dalla, gli Stadio, sono tutte le robe che ho ascoltato da piccolo. C'è da dire questa cosa, che l'Italia non, culturalmente non arriva da quel tipo di background Stavo musicale. Per dire, sì, quindi sicuramente più... puoi dire la stessa cosa. Marcio? No, credo sì, ci sono un po' di cose interessanti da dire. Una è che proprio a livello di produzione, a livello di, come dire, andare a tagliare i suoni che vuoi, l'Italia non ha un background black. Nel senso che l'hip hop lo fai con la musica nera, ok? E in Italia non c'è quella popolazione lì, quindi c'è proprio, non c'era il sound. E quindi andavamo nel senso a prendere album degli Stati Uniti, perché il sound Motown, che prima è partito ancora dal gospel, dal blues, eccetera, eccetera, è nato lì, quindi andavi alla fonte praticamente per tagliare i dischi. Ci sono stati dei casi, in Italia comunque, Bassi l'ha fatto molte volte, avevi fatto un album, come si chiamava? Il Red Album? Sì, con Vasco Rossi e Jay-Z mischiati. Con Vasco Rossi e Jay-Z mischiati, c'era stato tutto il progetto di Lucio Dalla, al quale avevo partecipato. Esatto. Io ho fatto un disco tutto con i campionamenti di Mina nel 2014. Riguardo al discorso di copiare, in realtà, è un discorso che a me piace affrontare, perché non in tutte le accezioni del termine è negativo. Anche io lo penso. Cioè, io penso che la cultura... Bisogna saper copiare. ...musicale, così come la cultura culinaria, qualsiasi tipo di cultura, la storia dell'arte, eccetera, sia un artista che rifà qualcosa che ha fatto qualcun altro. Punto. Quindi la cultura, che cos'è, in un certo senso? È autocitazione. E tramandare, no? Comunque, assolutamente. Tramandare, assolutamente. Tramandare e rifare qualcosa che hai già visto, e nel momento in cui tu la rifai, nel momento in cui tu la riproponi, cambia in qualche modo, no?